qualcosa buona di io, suo cugino, vero? No, cara, no, guarda che perlesatessa. Mi non sono il cugino della signorina Maria, sono il cugino della sua povera mamma. Che? E infatti non avevo neanche lo stesso cognome. Perché era la secciamo del camin? E mi becciamo i prevedon. E poi anche l'età parla. Camine, dico, ho più di 50 anni, sai. Quasi 60. Si vedono? No, oh, dimmi la verità. Si vedono? Oh, non si avariami. Sì, cara, sì. Guarda che il lunedì, il mercoledì e anche il venerdì si vedono perché non ne passo la barba. Beh, se intanto vuole accomodarsi. Grazie, Coprita, grazie, cara. Riverisco. Ah, riverisco, cara, riverisco. Signorina Maria? Oh. Ghese il suo cugino, prevedon. Bene, la vien subito. Grazie, comparita, riverisco, cara. Uff, che caldo. Ah, tieni. Ma, adesso qua. Ma che affa, Venezia, che affa, che affa. Oh. Ciao, dunque. Oh, buon dì, cara. Come stai? Hai fatto buon viaggio? Sì, buono, buono. Bene. E Titi, sta tu ben? Mm? Ah, sì. Domando di salute, perché ti aspetto. Si vede che stai male. Ma perché? Perché stai male, ecco. A me le donne mi piacciono donne. Ancora. Ancora? Come sarebbe dire ancora? Dico, non credo di essere un vecchio decrepito, No, ancora. No, decrepito no. Parliamo d'affari. Vuoi una sigaretta? No. Ecco, vedi come sei, sei proprio gentile. Invece di offrirne tu a me... Io non do mai del fumo alle donne. Ma le donne fumano ugualmente. Sì, vabbè, parliamo seriamente d'affari, guarda, chiede mio. Dunque, i Martinez sono esausti. Naturalmente non lo confessano, poveri diavoli, anzi più poveri che diavoli, ma io l'ho capito da un colloquio che ho avuto con il loro legale. La causa si trascina da mesi. Che sono disposti a transigere se tu riconosci loro il diritto a quello che essi chiamano un compenso, un indennizzo. Insomma, dimmi se in massima ti te accetti di transigere e poi semmai discuteremo la misura. Mm. Tu che ne pensi? Lo sai che io ho fiducia in te, sei rustico ma scrupoloso e incorruttibile. Allora, mi te ringrazio tanto, ma siccome i quattrini sono tuoi e chi deve pagare sei tu e non io, così prima di concludere sono venuto a domandarti. Sai, io ho fatto lontanamente sperare niente di compromissorio, 20.000. Mi credo che con 20.000 franchi subito i Martinez si taciterebbero, sai. Cioè, loro speravano in un poco di eredità e invece non ne hanno avuto neanche una briciola. Tu dai il boccone, 20.000, e non corri il pericolo di una sentenza contraria e magari anche di essere chiamati in tribunale, dove tante volte, quando si ha ragione, si può anche vincere la causa. Cioè, ma questo accade raramente. Senti, cara, se vuoi il mio parere, guarda, lo vuoi. Ma sicuro te l'ho chiesto. Ecco, brava, io darei le 20.000. E dai le 20.000. Allora concludo. Sì. Pago senz'altro. E detta? Beh, non cara, beh, non... Affare fatto con questo, tutto si è concluso e tutto si è finito. Tra 8 giorni a più tardi te porterò tutti i conti. Oh, guarda che questa volta la tendata benon è... Ostia, se non ti rimane il milione, poco ci manca. Cape! Dico, ma che donna magnifica quella tua zia di Barcellona, eh? Ah, sì, bravissima, devo dire. Chissà perché avrà lasciato tutto a me. Perché l'ha genovata. Ecco, grazie. Ma scusa, cara, ma come ha lasciato a te, poteva lasciare a me o anche al patriarca di Venezia? O anche al presidente della Camera dei Deputati? Io ero sua nipote. Sì, sua nipote andemo, nipote di suo marito, dal quale lei si era divisa dopo appena 6 mesi di matrimonio. E poi almeno i Martinez, pur non essendo che lontani parenti, si chiamavano Martinez, come lei. E poi te ti aveva visto appena 2 o 3 volte sì e no in tutta la sua vita. Si vede che quelle 3 volte le sono piaciute. Beh, cara, sei simpatica, hai ragione, cara. Beh, adesso dimmi, cara, cosa fai, ti sposi? Sposo, e con chi? Ma come con chi? Ma con chi vuoi, con chi ti pare? Sei padrona di te, sei libera. Sei diventata anche ricca, non hai che la libertà della scelta. Un anno fa dovevi essere scelta, ma adesso scegli tu. C'è quasi il milione, dunque... Vedremo. Intanto tu mi sposeresti? Sì, se tu ti vestissi in un'altra maniera. Ecco, vedi che non basta il milione per sposare chi ti vuole, mentre che io avessi un debole per te. Ma sei difficile. No, caro, no, niente affatto, meno sono difficile.
sono un essere normale. Io non amo l'eccentricità, il menimpipismo, tutta quella mondanità, insomma non mi so spiegare. Ma che cosa non ti so spiegare? Almeno, strega, via, sei una bella donina, no che sei, saresti una bella donina, e ti riduci in quel barbaro modo. Né carne né pesce. Carne ce n'è così poca. Sì, va bene, ma perché ti vesti così buffa? Andiamo, perché ti esponi al ridicolo? Oh, ridicolo. Il ridicolo era la moda di 6 mesi fa o la moda di 3-6 mesi. Il cappellino che tutte le signore portavano 6 mesi fa o il cappellone che porteranno tutte la primavera avventura. O bere vino, o bere latte, o non bere affatto. Era ridicolo che una donna fumasse e oggi è ridicolo che una donna non fumi. Sì, ma non care. E poi sia! Sia pure, ma non mi dirai che fra 6 mesi non sarà più di moda che le donne portino le sotane? Oh, chissà! Oh, beh, questo poi sai, questo sì. E poi, anche se mi decidessi a portare i calzoni, non sarei la prima. Ah. Rosa Bonheur era una grande pittrice. De bestie! Sì, di animali, lo sai. Sì, e i tuoi quadri sono a Louvre, però, e portava i calzoni. George Sand era una donna. Una romanziera, so anche questo. E i suoi quadri e i suoi libri sono in tutte le biblioteche. E portava i calzoni anche lei. Sì, sì. Ma tu, cara, mi devi dimostrare questo. Che i quadri della Rosa Bonheur, o i romanzi, sì, lì, della Giorgio Sand, erano belli perché erano stati dipinti o erano stati scritti da donne con i pantaloni invece che da donne con le sotane. Forse. Oh, Santo Antonio de Padova, senti, non mi far dire... Certo. Ma forse se quelle lì avessero portato anche nelle vesti la nota femminile... Invece di sviluppare lo spirito maschile che era in loro, cioè il coraggio, l'indipendenza, la fierezza, lo spirito d'osservazione, avessero carezzato, coltivato la malizia, la tendenza alla menzogna, forse non sarebbero state quello che furono. Ah sì? Davvero? E allora sentiamo tu cosa sei. Ti dico tu cosa scrivi, cosa dipingi. No, io niente, facevo scuola quando ero in miseria. Adesso ho il dovere di non fare nulla per non togliere nulla a nessuno. Brava. Vedi, questa è una buona ragione. Sto a vedere. Ecco, brava, e allora per stare a vedere mi dici perché occorrerebbero i calzoni? Se non altro per darmi maggiore libertà di movimento. Guarda, la sera quando esco con i miei amici, chi mi vedesse con loro mi scambierebbe per un giovinotto, per un giovanetto. Ma insomma, poi, io ho 26 anni. E per un uomo sono quasi un ragazzo, per una donna sarei quasi vecchia. Ah sì? Beh, vedi, questo è un ragionamento che fila, insomma, desiderio di apparire più giovane. Vesti maschili e civetteria femminile. No, niente femminile, capita. Ma tu che sei uomo e ci tieni a essere uomo, non ti tingi i baffi? Cosa? Mi tingo! Ti tingi alla tua età. Alla mia età, ecco la mia età. Se vuole la mia età. E quando avrei dovuto tingermi? Quando ero nero del mio? Io non mi tingerò mai, neanche quando sarò vecchia. E mi non mi sono mai vestito da donna, neanche quando ero giovine. Sarà che ti vorrei vedere. Io invece vestita da Mario sarei carina. Cosa gasto dito? Vestita da Mario? Certo, per gli amici io sono già Mario, sono un amico e non un'amica. E già mi chiamano Mario e mi trattano da Mario. Ah sì, mi trattano... E mi vetrato da matti tutti quanti. Perché? Ma perché sì, e ti fiumate di tutti, ti. E vai sciupando il più bel fiore, il più bel profumo, la più bella gemma della donna. Quante parole. Fiore, profumo, gemma, deciditi. E quale sarebbe secondo te questo profumo? Il pudor. Il pudore. Se ci tenete in casa a ingrassare come tante gallinelle, sgobbate voi, soltanto voi uomini. Il pudore. Se delle vostre fidanzate o delle vostre mogli ne fate delle dattilografe o comunque le gettate in mezzo alla folla perché diventano produttive, allora, caro mio, dovete rinunciare al pudore, al fiore, alla gemma, come la chiami tu. Non si può. Sono tre amici, tre artisti. Quelli che ti chiamano Mario. Li vuoi vedere o non li vuoi vedere? Scusa, ma tu la domandi a me, sei in casa tua, dunque? Avanti! Ostia, ciao! Ciao! Il ragioniere Adolfo Prevedon di Treviso, mio cugino e mio uomo d'affari. Il pittore Romiati, lo scultore Dainelli. Ah, pardon, non incrociamo, non porta bene. Il pittore Adalberto Tomiotti. Tomiotti. E il signore di Treviso? Sì. Ah, bella città, Treviso.
Io non ci sono mai stato, ma c'è un cliente che mi ha acquistato un mezzo busto e una figura al vero. Tutte le mie simpatie per Treviso. Grazie, caro, grazie. A me invece un'amica di Treviso scappò portandomi via l'orologio. Non conosco Treviso, ma non mi piace. Ah, beh, scusi, sa, non è colpa mia. E lei cosa mi dice lei di Treviso? Oh, io niente. È solo di passaggio a Venezia o si ferma? No, che sono di passaggio. Sono venuto qui per parlare con Maria, per mettermi... Oddio, scusi. No, scusi tanto. Cioè, Mario, ecco, volevo dire Mario. Mi sono messo d'accordo con lei e stasera riparto per Treviso. Treviso è città interna. Sì, disgraziatamente, sa. Senza acqua, senza mare. Io vede potrei riconciliarmi con Treviso. Le potrei procurare il mare. Le potrei vendere una bella marina che ho finito proprio ieri. Venga a visitare il mio studio. Ma devo ripartire stasera? Via, lasciatelo stare. Mio cugino è una persona seria, sapete. Dite piuttosto, ragazzi, la vostra visita mi è graditissima. Ma che siete venuti a fare? Non ha mica torto, eh? Cosa siamo venuti a fare? Ah, niente, noi due da Inelle e io eravamo insieme. Quando abbiamo trovato Romiati al Ponte della Paglia. Avanti, poi. Allora abbiamo detto, in due ci annoiavamo, adesso almeno ci si annoia in tre. Vediamo se riusciamo ad annoiarci in quattro. E siamo venuti sperando anche in un ristoro, perché fa un caldo. Però le povere, volete bere? Ecco, e se ci fossero, non rifiuteremmo nemmeno dei panini. Buon prosciutto, da che siamo a chiedere, con prosciutto, va. Va bene, vado e provvedo. Posso fare in chiedere in camera del pranzo, la strada la conoscete. Lo sa che è una gran brava ragazza quella sua cugina? La buona, allegra, intelligente. Alla mano. Purché non prenda marito. No, niente, cari, Dio vi benedisse tutti quanti, ecco. Sì, perché loro non possono sapere il piacere che mi fanno sentendoli parlare così, sentendoli dire una buona compagna, chissà che non prenda marito, insomma che la considerino ancora una donna. Sì, perché lei mi aveva detto che per loro non era che un amico, era un uomo, era Mario. Ma sì, un uomo nel senso che noi ci dimentichiamo che sei una donna giovane e graziosa, ma non potrei giurare che nella nostra amicizia scambievole non ci sia una punta di gentilezza, di tenerezza che non ci sarebbe se non fosse una donna. Ogni tanto le diciamo ai nostri piccoli crucci, allora lei ci carezza un poco, ci consola un poco, si intenerisce un poco, e allora è Maria. Ma guai a dirglielo che è Maria, lei non vuole essere che un compagno, un camerata. Lei fuma, non perché le piaccia di fumare, no, ma perché fumare da uomo. E ogni tanto le sfugge una parola grossa, ossia le sfugge, la cerca, perché è da uomo. E magari sarebbe anche capace di chiedere a qualcuno di loro un piccolo prestito per 24 ore senza averne alcun bisogno, ma perché così si sente uomo fra uomini. E ha il suo piccolo tic, ha il ticchio di essere Mario, mentre... È tanto Maria. È vero, ma non tutti sanno, e anche se lo sapessero, non tutti giudicano come loro. Oh, creda, poche donne sono rispettate come lei, anche se non le diamo della signorina ogni due parole. Se qualcuno di noi le mancasse di riguardo, avrebbe una buona lezione dagli altri. E se non la rispettassimo noi, ci penserebbe lei a farti rispettare. Creda, il suo atteggiamento è più che altro un intimo capriccio, e la sua mascolinità durerà soltanto... fino a che i sentimenti intimi non entreranno in gioco. Ah, bello. Ecco, Lucetta, apparecchia qui in camera del pranzo, Bene, ho dato gli ordini, tra 10 minuti è tutto pronto. Ancora 10 minuti? Ah, che goloso. Sai che stamattina ho incontrato l'Anselmi? Mi ha parlato di te, dei tuoi quadri. Ah, e che ha detto quel somaro? Non ti ha risparmiato male parole, insulti e vituperi. Bene, specifica. Ha detto che sei un bestione. Presta poco quello che dico io di lui, avanti. Che il giorno in cui si riducesse a dipingere come te si taglierebbe le mani. Per forza, lui dipinge i suoi quadri con i piedi, questo ne sono contento, mi detesta. Dunque mi stima, dunque mi ammira. Bel ragionamento, Sicuro, l'indifferenza offende, l'ingiuria solleva. Quell'uomo lì mi stima. Ti stima un bestione, te l'ho detto. No, cara, mi proclama tale, la cosa è ben diversa. Finché guardava e passava, io ero nessuno per lui. Ora guarda e si indigna. Sai quel che ti dico? Che la cosa non mi dispiace, perché non Selmi è un artista che ha del talento. Bravino, bravino. È pronto? Sì, tutto pronto, bene. Chi è? Signorina, c'è un signore. Chi è? È il signor Frecci. Dice che le vuol parlare, ma da solo. Ah, bene. E allora, ragazzi, sedetevi e mangiate. Io scrivo la visita e vengo, Sono anch'io fra i ragazzi. Oh, si capisce. Allora noi marciamo all'attacco senza di te. Si capisce anche questo.
Grazie. Buongiorno Mario. Ciao. Scusa se ti disturbo, so che hai gente di là. Sì, gli amici che si rimettono allo stomaco. Vuoi passare anche tu? No, grazie, ho premura. Bene. Parla, non hai detto che hai premura. Già. Vieni a comere. Grazie. Dunque, che c'è? C'è che ho venduto il quadro alla mostra. Bene! E beh, lo dici con un tono. Beh, il quadro è stato venduto, ma io ricorro a te perché la vendita ti è annullata e perché tu lo ricompri. Bisogna. Spiegati, perché non ti capisco, eh? Il quadro è stato venduto stamani, 2 ore fa. Girando le sale dell'esposizione, io ho scorto il cartello d'acquisto, dice venduto al signor NN. Naturalmente sono corso in segreteria per sapere il nome del misterioso compratore e la cifra d'acquisto. Il quadro è stato venduto a prezzo di catalogo, 6.000 lire. Ma ho saputo chi è l'acquirente e io non posso permettere che il mio dipinto resti nelle sue mani. Perché? Ti ha pagato in biglietti falsi? Se non mi spieghi. Beh, non occorre. Ah no? Scusa, tu mi dici bisogna che tu lo ricomperi. Mi pare di avere il diritto di sapere qualche cosa di più. Già, hai ragione. L'acquirente, tu lo conosci. È il barone di Krubelic. Ah. Io l'ho subito cercato e gli ho detto che il quadro era già stato venduto prima che lui lo acquistasse. Bisognava dunque che rinunziasse all'acquisto. Il barone, che non voleva cedere, per prima cosa mi ha chiesto a chi io l'avessi venduto. E io gli ho fatto il tuo nome. Senza prima chiedere? Bisognava pure che dicessi un nome. E occorreva il nome di una persona amica e ben provvista affinché la cosa assumesse la parvenza della verità. Infatti il barone, appena saputo che si trattava di te, non ha mostrato alcun stupore. Ha detto soltanto, sta bene, io sono pronto a cedere il passo, solamente voglio essere io ad usare cortesia alla signorina. Andrò da lei e mi procurerò il piacere di farle una visita. Probabilmente gli era rimasto un tenue sospetto e vuole sincerarsi. Ma perché il quadro non può restare nelle sue mani? Beh, non mi chiedere, ti prego. Oh no, figurati. Ma io non mi presto al tuo gioco. Ah no? Ti speravo più gentile. E io ti speravo più fiduciosa. Ma del resto parliamoci chiaro. Quando si chiede un favore e soprattutto una complicità, non si può pretendere di aggiungere alla richiesta anche una buona dose di orgoglio. E sia. La baronessa di Krubelic è la Mignon. Lo so. Siamo stati buoni amici. So anche questo. Dunque? Ma no, il tuo dunque non conclude. Il barone non può comprare un quadro perché... Tu sei stato l'amante della moglie prima ancora che fosse sua moglie. Senti, certe cose si capiscono o non si capiscono. E io credo di capire. Ma non voglio confidenze a mezzo. Tu sei ancora in rapporti con la mia? Chi te l'ha detto? Non smentisci il fatto e ti preoccupi di sapere da chi l'ho saputo. L'ho capito da me adesso, dal tuo atteggiamento. Hai capito male. Perché io con quella donna ho già finito da un pezzo. Falso. Tu non vuoi prendere quattrini dal marito visto che gli prendi la moglie. Qualcuno potrebbe anche pensare che sia stata la baronessa a spingere il marito a comprare il quadro. Non è così? In qualche modo la Mignon pagherebbe. Continua a capire? No? No, non è così. E allora non compro il quadro. Scusa, se devo mentire, se devo inventare delle storie, se devo comprare un quadro che non ho scelto, voglio almeno mentire per qualche cosa. Che scegli? Parlare o rinunziare? È così? È così. Bene. Bene, allora hai ragione. È pulito che tu non venda il quadro al barone.
bene, se è così ti aiuterò. Bene, comperò io il quadro. Grazie, ma non occorre che tu compri. No, occorre soltanto che tu finga di averlo comperato. Eh già, ma poi... I danari li prendo alla segreteria e li restituisco al barone. Sì, ma il quadro deve restare a me, visto che si è detto che è mio. E tu non puoi pretendere di venderlo ad altri. E va bene, te lo regalerò. Tu sei matto. Perché mi devi regalare un quadro di 6.000 lire? E perché tu mi devi regalare 6.000 lire? Che c'è ancora? Ghisel Baroni di Krubelich, signorina. Ecco, te l'avevo detto. Resto o vado? È meglio che non si veda, eh. Ma gli dirò che sei stato qui, eh. La verità, finché si può. L'hai fatto passare? Mi sono sì, signorina, è sal da pranzo che sei altri signori. Bene, allora puoi passare che non si vede, eh. Senti, Mario, grazie. Grazie, io non ti dico altro. A stasera al Florian. Va bene, Mario. Ti informerò. Oh, mia cara amica. Caro Barone, siete benvenuto, vi aspettavo. Hai parlato fuori? No, Barone, non mi ha parlato il cuore. Mi ha parlato il pittore Frecci che è uscito adesso. La mia preziosa, eh? Beh, mia supposizione più graziosa, ma verità più semplice. Oh, dite un poco a me, è vero di questo quadro che avete venduto, comperato, cioè? Verissimo. Mi duole, Barone, che siete arrivato tardi. E a me duole che siate arrivati presto, cioè prima di me. Voi sapete che io sono l'acquirente ufficiale, che io ho già pagato quadro. Quadro è mio per regola di commercio. Barone, ma... Aspettate, c'è anche regola di cortesia. Io volevo soltanto prima sapere se voi realmente comperato lo quadro e non era storia di pittore. Voi dite sì, ebbene io cedo passo, specialmente quando cedo a una piccola dama uomo come voi. Io non dubitavo della vostra gentilezza. Io so di procurarvi un dispiacere, ma d'altronde tenevo molto a quella pittura. No! Uno dispiacere personale a me? No, no, a mia moglie. Vedete, vi confesso, io amo molto pittura, signor Frecci, ma non fino a 6.000 franchi. Vuol dire che quando voi mi avrete restituito 6.000 franchi che io ho pagato, io li darò a baronessa perché si compri uno gioiello o li dia in beneficenza a sua scelta. Beh. Però sono sicuro che sceglierà gioiello. Comunque presentate le mie scuse alla baronessa e i miei ringraziamenti a voi e a lei. Posso almeno offrirvi qualche rinfresco? No, grazie. Una sigaretta, oh, sì. E niente altro? Sì, veramente vorrei chiedervi un favore personale, grazie. Vorrei venire domani qui a prendere un hotel in casa vostra, ma non solo. Vorrei venire con mia moglie. Sì, la baronessa sarebbe incantata di vedervi. Per voi è un piccolo favore, per noi invece è un piacere molto, ma molto grande. Ma prego. Prego vuol dire sì? Ma certo, naturalmente. Oh, grazie. Sapete... fatto di quadro, era uno pretesto, un'occasione per parlarvi di questo. Allora, domani a 5 ore. Alle 5. Sta bene? Sta bene. Ci pensi, Prevedon? Prevedon, ci pensi? Una bella marina. La appenderebbe a capo del letto, la mattina si sveglierebbe con l'acqua in camera. Oddio. Prevedon, ci pensi? Mare calmo, bonaccia, è una barca gnocca, è una barca di oggiotta là in fondo. Ci pensi, Prevedon? Per un uomo d'affari c'è anche il simbolo. Mare in bonaccia, nanina inaccia, no, mare in bonaccia, nanina becaccia. Mare in bonaccia, gli affari vanno bene. Oh, bravo.
Avete finito, Famato? Ah, finalmente! E tu piuttosto, hai finito? Sì. Chi era? Si può sapere se è lecito la visita. Visita lunga, eh? Era il barone. Quale barone? Il barone di Krubeli. Poi là, e che voleva, si può sapere? Voleva annunciarmi che verrà domani qui a prendere un tè con sua moglie. Qui, a casa tua? Sì, a casa mia. E tu che cosa gli hai detto? Gli ho detto che venga. Con la baronessa. Con la baronessa? Con la Mignon. Con la Mignon. Ma scusami, cari, chi è che si chiama Mignon? La Krubelitsch è la Mignon. Ma in che mondo vive lei? Si vede proprio che lei è di Treviso, eh? La Krubelitsch è la bella Mignon. E non si chiama Mignon. Si chiama Cesira. Mignon, nata Cesira, diventata Mignon e ritornata Cesira. Cesira figlia di poveri, sì, ma disonesti genitori, è cresciuta fra uno scapaccione paterno e una pedata materna. Via, non è di buon gusto. Non è forse vero? Ballerinetta 16 anni, modella 20. La volete finire? A 22 anni si faceva vedere in giro con il pittore Frecci. Ah, bel giovane il Frecci, lo conosce? È bell'artista, sa di esserlo, lo esaltano un pochino troppo, ma indubbiamente è un bell'artista. A 25 moglie di un vecchio barone russo, ex gran ciambellano, oggi proprietario di uno dei più bei palazzi del canale. E la presentazione è finita. No, un ultimo tratto. Da quando si è sposata si chiama Maria.